Stai zitta. Merci beaucoup, ciao. Bella, frate. Mi trovo, non so, a quest'area di servizio, area sosta, diciamo, c'è McDonald's, lì c'è Super U. Ho dormito qua stanotte e in silenzio, non c'era nessuno. Sono molto interessanti i commenti che scrivono che forse sono ricco. Dico, ma se ero ricco che andavo a comprare questa lave dall'euro? Certo, io sono ricco, ma ricco dentro, ok? Non tengo dinero. Adesso non tengo dinero. Brutinini? Che fate la Brutinini? Ah, la cosa figa con il wifi, frate, che sempre utilizzando il telefono come hotspot posso caricare, vedi, nel frattempo che guido posso caricare il video su YouTube. È ristartata di nuovo la cosa delle 9 di mattina, ok? Veramente lento. Lo pubblico in ritardo, però lo carico mentre guido. Che figata! Ma un tassi. I think I'm done with you. I know you came for truth. You know I came for you. I spend too much time. Now I think out loud. I won't be falling on my knees to beg you. I know you've crossed the line. You waited for a sign. I won't be falling on my knees to beg you. Break up, split up. Life goes on, baby, let's catch up. Years after years, we fought against a couple machine. Arrivato a te con la spesine. Ma spedire. Oh, l'ho pagati questi, l'ho messo in tasca perché lasciavo la busta, perché sai qua. 5 euritis. Ieri non ho speso niente. Vabbè, sì, ho fatto diciamo 50 km, quindi avrò speso 5 euro di benzina, così per andare al lago. Comunque il lago di ieri si chiama Lac de Paladru, ok? E un pezzettino di pan, vieni signorina, ecco, pose. Ah. Intanto a Zornamont sono le 10:30, frate, ok? Spuntino al volo e on y va, frate. We didn't see coming that overkilling routine. I used to believe you, but everything was true. Our love is 6 feet underground, I feel too. I don't think your eyes have ever looked surprised, and I don't feel the same each time you call my name. Break up, split up, life goes on, baby, let's catch up. Prima pausine, fratene. Mi trovo al Collège Fernand Bouvier. Oh, una cosa impressionante. Prima di andare al bagno mi viene come una sensazione di, non so, un misto di nervosismo, paura, agitazione, qualche pensiero negativo. È stranissimo, porco due. Poi una volta che vado al bagno mi libero di questa sensazione. Pensa a te. Thank you.
Il buon McDonald's mi aiuta sempre, frate. Perché arrivando qua ho visto che ci metteva un'ora e mezza per caricare video. Dico, nel frattempo mi faccio una pennica. E ho dormito una bomba, frate. Ho dormito erano l'una e 40 così, fino alle 3:30. Mamma mia, frate, ti giuro, guarda, sembra che ho dormito 2 giorni. Mi sto facendo un altro panino, un altro panino sempre con salame e formasine, e prendo un caffè e andiamo dalla parte, frate, ok? Ho visto un bel posto su Google Maps. Ah, se il wifi funziona mi fermo, frate, se no continuo. Ma vediamo, non so cos'è. Per quanto riguarda il pane, le farine come sono fatte, biribiri per la bara, secondo me, se tu credi che una cosa ti fa male, ti farà male, perché anche il corpo crede che gli farà male, ok? Perché il corpo è talmente innocente che tutto ciò che tu proietti su sto corpo, lui ci crede, poraccio. Prova a immaginare adesso che stai, che ne so, al 20° piano, stai per cascare, o sai, nei sogni, vedi, il corpo crede a tutto. Comunque, frate, è una maledizione. È una maledizione da una parte, perché non esiste, vedi, non esiste una cifra. Non è che hai meno paura col culo parato con i soldi in banca. Vedi, la paura comunque c'è sempre. Quella non va via, frate. La paura non va via col conto pieno in banca. Perché non dipende da quello, la paura è una cosa che a te ti viene, non c'è niente da fare. Le paranoie, le preoccupazioni per il futuro, ti arrivano, frate, è inevitabile, non è il conto in banca, perché sono due cose separate. I soldi sono una cosa lì in banca, e ciò che, vedi, ciò che succede qua in testa è un'altra. Quindi verrà sempre la preoccupazione, ah ma se, e poi penserai ai soldi, dici, ah beh, però c'ho i soldi. Ma comunque ti arriva, vedi, non è che... Il soldo è lo scudo contro la paura, contro le preoccupazioni. Vedi, non te fa da scudo. Cioè, ma io così sto più tranquillo, che se mi succede qualcosa almeno ce l'ho i soldi. Ma perché non puoi stare tranquillo? Nel mio caso, dico, faccio finta che ce l'ho, vedi? Viaggio come se avessi, vedi, come se avessi, che cazzo ne so, 50.000 euro da parte, là. Quindi come se fossi ricco. Io capisco pure... Chi mi scrive o chi dubita se ho i soldi o non ho i soldi, se ho il culo parato o non ho il culo parato, perché comunque è una cosa proveniente dalla paura, frate. Vedi? Dalla paura, come si dice? Di chi? Frate, sono le paure, comunque, sono le paure di quando stai fermo, di quando stai a casa, no? Nella tua zona comfort, sono le paure, vedi, che quando stai lì, una volta che esci fuori, che fai il passo verso, vedi, questa paura, tutto cambia, vedi? E penso la paura più grande, questo flash me lo sono fatto prima, la paura più grande, frate, è quella di vivere, vedi? Sono tutti impauriti, frate, hanno tutti paura di vivere. E vivere, secondo me, significa che ti può succedere di tutto. Vivere significa senza il culo parato, cioè il vero vivere, secondo me, il vero vivere è senza il culo parato, frate, ok? E vedere, vedi, let go and see what happens, ok? E vai sempre vuoto, vedi, vuoto, ok? Non vai con un sacco, cioè, vedi, come in questo caso, nessun animale viaggia con i borzoni quando va. E che vedi, gli uccelli migratori che si portano le borzette di cibo, no? O l'acqua, no, durante il viaggio trovano quello che gli serve, lo trovano. Vedi, l'animale migratore non ha la sicurezza che quando arriva dall'altra parte troverà, diciamo, il cibo e tutto, non sa niente, vedi, è dentro di lui che si deve spostare, vedi, in un posto caldo, nel suo, vedi, ritorna là, e poi là quando arriva vede. Non c'è preoccupazione nel viaggio, non c'è il culo parato. Non esiste che ne so, chiama un altro uccello dell'AI e dice, oh senti, stiamo arrivati, siamo una quarantina, prepara, insomma, com'è il tempo? Com'è? Ah, ok, ma dico, senti, ma tu sei già arrivato, stai là? No, sì, dice, le aree di sosta come l'hai trovate? Dice, l'hai trovate, insomma, hai dovuto studiare così la guida? Dice, ma
Ma ci sono aree di sosta durante il viaggio? L'acqua c'è, diciamo, trovo un posto dove posso bere, no? Siamo un 40, ricordati, siamo una quarantina. Sì, siete preoccupati, dice, vieni, vieni, qua c'è posto per tutti. Quando stai ferma hai mille paure, più del normale, vedi? Cioè, avere paura è una cosa che c'hai, vedi, ti serve per la sopravvivenza, ok? Perché chi ha paura di vivere è già morto. Quindi il giorno per giorno è quello, vedi? Che quando ti svegli, un giorno in più, frate. Però se hai paura di vivere quel giorno, vuol dire che l'hai ucciso quel giorno. Vedi, l'hai ucciso già quel giorno. Cioè, come hai paura di l'hai ucciso, frate. Quello è un giorno morto. Poi questo è il flash che mi sono fatto ieri, che ovunque sono stato a lavorare c'era sempre più di uno che si lamentava del posto, si lamentava dei colleghi, della sua vita e bla 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 bla, però poi ritornava. Era uno di quelli poi alla fine che era contento se gli facevano il contratto a tempo indeterminato. Questo non lo capivo, dico, ma cioè ti lamenti dalla mattina alla sera di sto posto, però poi deve fare il contratto a tempo indeterminato. Dico, ma che vuol dire? Che il contratto a tempo indeterminato è una cosa morta, vedi, significa che vuoi essere ucciso ogni giorno, vedi, ogni giorno, bam bam, così per il resto della tua vita. Penso, che ne so, perché mai uno dovrebbe, vedi, lamentarsi dalla mattina alla sera di un posto di lavoro, sparlare dei colleghi, bla bla bla, e poi essere contento che gli hanno fatto, oppure desiderare che gli facesse, vedi, desiderare che gli fanno... Come cazzo si dice? Uno c'è sempre, uno proprio è garantito, ovunque vai a lavorare c'è uno che si lamenta. Viene proprio con il package lavoro, ok? Il package lavoro include sempre un lamentone, ok? Un lamentone proprio che si lamenta di tutto e di tutti. Che non ce la fa più, che non c'ha le forze, e mamma mia qua, mamma mia là, però, appena entra il proprietario o il manager, sai, qualcuno che attivo subito a fare buongiorno, capito? Subito. Poi la frase che senti sempre al ristorante specialmente, no? Pensa all'assurdità della cosa. Oh, speriamo che oggi non vi è nessuno. No, perché oggi mi va. Io ho sempre risposto, no? Ma se non vi è nessuno al ristorante, no? Cioè, questa cosa ieri, oggi, tanto domani ridirai la stessa cosa. Ma se qua non viene nessuno a mangiare, ma come ti pagano? Ok? Come ti pagano? Quindi sei circondato comunque di persone che non gli va. E non è che ci hanno torto, però hanno paura, vedi, di lasciare il posto. Vedi, hanno paura di lasciare il posto. E se lo tengono stretto. Quindi... Dimmi se questa non è una malattia creata dalla società. Fai una cosa che non ti piace fare, ti lamenti tutto il giorno, ok? Però desideri di stare là per il resto della tua vita. Contratto a tempo indeterminato, no? Dimmi se questo non è un sickness in your head. Zinghinine, molta sale tua, molta sale. Ma come sei carina carina là, eh? Vero che sei carina carina là? Oh, oh. Ma that's a good girl. That's a good girl. Cazzo, c'è traffico. No, sta scena la levo. No, non posso far vedere che c'è traffico. Ancora traffico. No, la levo pure questa di scena. Tanto ho la libertà di mettere ciò che voglio, quindi faccio finta, insomma, che non c'era traffico oggi. Un po' più bello, no? We didn't see coming that of a killing routine. Ooh.
used to believe you, but everything was true. Our love is 6 feet underground, I feel too. I don't think your eyes have ever looked surprised, and I don't feel the same each time you call my name. Breaker, splitter, life goes on, baby, let's catch up. Andiamo, Tose! Gigante, no? Hai visto che c'era scritto uno dei parchi... Ma non riesco più a parlare, guarda due. Vabbè, bruttini, dai, abbiamo visto... Passiamo di qua, dai. C'è un altro sentiere. Andiamo? Ah, non so se rimanere qua, veramente, non sono indeciso. Sono indeciso. Perché sono indeciso? Perché non c'è manco una casa qua, lo sai? Dice un posto pericoloso, non lo so, ma non essendoci manco una casa, ok? Cioè, rimanere da solo a dormire in questo parco, non so quant'è una cosa da fare, insomma, lo sai? Non lo so. Poi io vado molto a sensazioni, ok? Pure posso cercare una strada. No, ma qua non ci abita nessuno, qua la sera non c'è un'anima. Oh. Qua se qualcosa succede la sera, non lo so. Je ne sais pas. E ho preso la strada sbagliata. Andiamo a vedere che c'è qua. Sempre, sempre il lentino pose.